Ciao ragazza, eccomi qui oggi per parlarvi dei preferiti del mese. Inizio subito dal cibo. Per il cibo mi sono piaciute tantissimo queste mini gallette di mais, rosmarino e di pomodoro e basilico che ho trovato allo Shan a 99 centesimi. La marca è proprio Ocean e sono buonissime, veramente, costano pochissimo, 99 centesimi. Quella che mi è piaciuta di più sono quelle al pomodoro e basilico. Ve le consiglio se le trovate, se avete Auchan vicino casa. Un altro prodotto davvero buonissimo è ancora di questa marca, Sacchi. Vi ho parlato lo scorso mese delle patatine di verdure e questo mese mi sono follemente innamorata di queste mais chips. Io non sono un amante di queste, non so se si chiamano tortillas, una roba del genere, non mi piacciono assolutamente queste, però sono buonissime perché sono fragranti, non sono troppo salate, davvero sono troppo buone. Questa marca mi piace tantissimo, ma l'unica cosa è che purtroppo costano, quindi non sempre riesco a prenderla. Poi ottimo sono questi burger bio vegetali della Granarolo Bio. La Granarolo ha fatto anche varie cose bio e abbiamo provato questi burger bio vegetali con zucchine. Molto buone, ve le consiglio davvero. Ogni tanto noi prendiamo questi burger bio. E poi un preferitissimo di sempre, ma soprattutto in quest'ultimo periodo, il pane Gutiau, che è il pane tipico sardo che io amo follemente ed è praticamente diverso dal Carasau, cioè per me è più buono il Gutiau perché è tipo il pane condito, quindi all'interno sale e olio ed è troppo buono. Questo qua in particolare lo abbiamo trovato all'Esselunga. Ah, anche le altre cose, anche questo qua, vabbè, l'ho trovato all'Esselunga, la Coop, l'ho trovato un po' dappertutto. E questo io l'ho trovato all'Esselunga ed è troppo troppo buono, veramente mi farei certe scorpacciate di questo pane perché poi è sottile sottile, è molto saporito, provatelo perché anche con sopra formaggi è troppo buono. Un altro preferito del periodo è questo yogurt che sicuramente ricomprerò, è della marca Vipiteno Bio, l'ho trovato alla Coop in offerta a circa 99 centesimi, su Snapchat ho fatto addirittura l'assaggio in diretta ed è davvero buonissimo. Tra l'altro il tappo è molto comodo perché è morbido, in plastica. E quindi se non riuscite a finirlo tutto, poi lo richiudete, lo mettete in frigorifero, lo potete portare magari in ufficio, eccetera, eccetera. Buonissimo. Questo qua mi era piaciuto tantissimo ai mirtilli e penso che lo ricomprerò. Per quanto riguarda le serie TV, io sto amando follemente Breaking Bad. È lui il telefilm che mi ha preso ultimamente il cuore in quest'ultimo mese. L'ho iniziato a guardare un po' per caso perché su Netflix non c'era nient'altro che mi incuriosiva e quindi ho iniziato a guardarlo perché diciamo che come nome è molto famoso. Ed è praticamente una serie TV drammatica ed è la storia di Walter, un professore di chimica che all'improvviso scopre di avere un tumore ai polmoni. E da lì cambia tutto, da lì cambia la sua vita, inizia a fare una doppia vita e quindi fa di tutto per cercare di aiutare la propria famiglia, economicamente parlando, diciamo così. Incontra un suo ex studente che è uno spacciatore, iniziano comunque a cucinare metanfetamina. Da lì davvero il mondo, praticamente ne succedono di tutti i colori, ovviamente. È un telefilm drammatico, ci sono alcune scene che sono ancora, me le ricordo ancora, mi sono rimaste molto impresse alcune scene, però davvero è un telefilm che prende tantissimo. Finisce una puntata e ho voglia subito di guardarne un'altra, quindi sono alla terza stagione, a metà della terza stagione, devo dire che la seconda è stata bellissima e su Netflix ci sono 5 stagioni, però non so se sono finite appunto con queste 5 stagioni oppure prosegue poi dopo, proseguirà, non mi sono ancora informata. Tra l'altro il telefilm ha vinto un sacco di premi, gli Emmy Awards se non ricordo male e tantissimi altri, quindi se vi capita ve lo consiglio perché è davvero stupendo come telefilm. Un altro preferito del periodo è assolutamente il mio nuovo costume di The Zenis, che amo alla follia, veramente lo amo tantissimo. Questa è la parte di sopra, ho preso la parte di sopra classica, diciamo a reggiseno, che tipo si chiude dietro con un laccetto e sopra l'ho pagata 14,90 euro, però ci sono anche altre due versioni senza spalline che forse prenderò magari in alcuni saldi o in futuro perché mi piacciono tantissimo. E questo è lo slip 9,90, molto semplice, uno slip coprente. Non mi piacciono gli slip quelli microscopici che tipo fai una mossa e ti si vede tutto, non mi piacciono quelli con i laccetti, insomma mi piace la mutanda della nonna, diciamoci la verità. No, no, vabbè, non è una mutanda della nonna, però è una mutanda che comunque
con cui mi sento a mio agio, ecco, che non si vede nulla, diciamo così. Mi piace da morire la colorazione perché è questo pink fluo coral, si chiama proprio così il costume, e veramente mi piace tantissimo e soprattutto è molto comodo. Quindi se magari lo trovate ai saldi, se vi capita, provate, se vi serve un costume in questo periodo, provate a vedere questo perché mi piace tantissimo. Vi volevo far vedere su Instagram com'è indossato. Io avevo visto la pagina Instagram di The Zenith di questo costume e poi sono andata in negozio. E questa è la parte sopra senza spalline. Ce n'è un'altra versione anche con le spalline tipo così, però con le spalline che si tolgono. Ed è davvero molto bello indossato, appunto è così, molto molto comodo, ve lo consiglio. Ultimo preferito del periodo è questo, ovvero lo stendino per i pennelli. Ragazze, ragazze, è una figata, prendetelo. Questo qua mi è stato inviato dal sito Banggood, vi metto il link nell'info box, però lo potete trovare benissimo anche su eBay, su tantissimi altri siti cinesi. Ecco, io vi metto il link per correttezza, però non è che per forza dovete comprare da quel link lì, ci sono tantissimi altri siti, magari date un occhio, prendete da dove costa meno. Si monta così, che è una cavolata. Voilà. Se andate sulla mia pagina Instagram si vede proprio il mini video in cui ci sono proprio tutti i pennelli ed è davvero una figata perché metto a lavare praticamente i pennelli qui. Prima veramente era un casino perché dovevo metterli sopra la lavatrice, ho poco spazio, qui occupa veramente pochissimo spazio i pennelli, ci stanno veramente tantissimi pennelli. Ecco, unica cosa che ci stanno i pennelli, quelli piccolini. Adesso vi faccio vedere perché purtroppo quelli grossi, ecco, vedete? Praticamente lo metto a testa in giù e così si asciuga bene. Ad esempio questo tipo di pennello non ci va perché i buchetti sono troppo piccolini. Probabilmente ci sarà un altro tipo con i buchi un pochino più grossi, non lo so. Però questo qua veramente è utilissimo, ve lo consiglio. E basta ragazze, questi erano i miei preferiti del periodo. Spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Fatemi sapere quali sono i vostri. Noi ci vediamo alla prossima.